Stagione sempre più disgraziata per i Bellara. Già tre allenatori si sono seduti sulla panchina adriatica, ma il risultato è sempre lo stesso. Perdere rientra nel DNA di questa squadra, ed un sempre più sconsolato patron Sauro Nicolini, che forse ha perso la voglia e lo smalto dei tempi migliori per rilanciare una piazza che tra strutture e settore giovanile avrebbe davvero tutto per far bene. La partita, dopo 20 minuti di studio, azione sulla sinistra di Andrea Fabri, serve Paganelli, gran sventolo di quest'ultimo su quale Diu si rifugia in corner. Dalla bandierina, nuovo colpo di testa di Paganelli, con Diu che spazza via il pericolo con la collaborazione della difesa. Al 35esimo il continuo la passa. Bazzardi viene atterrato da Gini dentro l'area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, trattasi di massima punizione. Dal dischetto lo stesso Bazzani fa 1-0. Tre giri di lancette dopo, lo stesso Bazzani serve Andrea Fabri, pescato in posizione di offside. Il numero 10 Cotignola andrebbe anche in gol, ma la rete viene annullata almeno inizialmente, perché l'arbitro poi si consulta con i guardaline e assegna la marcatura. Gol dunque valido. Su fine di tempo Diu è super quando Mengozzi si gira da dentro l'area di rigore e lascia partire un destro sul quale l'estremo di casa dice no, deviando in corner. Nella ripresa, il Bellare dall'angolo ci prova con questo tiro di Zaghini, sventato in angolo da Paganelli. Poi il crack, attenzione per i più deboli, è meglio non sentire quanto segue dal ginocchio di Gigi. Infatti si sente proprio il crack del giocatore che si infortuna gravemente, viene trasportato in ambulanza e accompagnato in ospedale poi dai soccorritori. Cotignola che in contropiede sfiora la terza marcatura, ma Diu chiude su Fabri. Dall'altra parte Esposito viene stoppato da Cesarotti, che con la collaborazione del centrale difensivo Orlando nega la gioia dei gol agli Adriatici, che sul ribaltamento subiscono il tris. Mengozzi viene toccato, ma il pallone finisce nei piedi del compagno che andrebbe a bersaglio. L'arbitro decide per il penalty, che viene poi successivamente trasformato da Fabri per il 3-0 finale, ma nel finale, scusate la ripetizione, ancora lo scatenato Fabri serve Bazzardi, ma Diu evita il poker. Sul ribaltamento di fronte Aragao apre questa volta per Federico, che si vola, ma Cesarotti tiene inviolata la propria rete. Ancora Bellare con questo tiro dalla distanza di Pugliese senza fortuna. L'ultima occasione, manco a dirlo, per il Cotignola capita sui piedi di Bazzardi, che viene fermato così da Diu. 0-3 ed ennesimo capo di stagione del Bellare, nonostante l'avvento nelle ultime due gare dell'allenatore Rossini. Stagione sempre più sfortunata, piuttosto auguri di pronta guarigione a Gigi. Tibia rotta è l'esito finale, fortunatamente ci arriva anche una foto di un giocatore sorridente in ospedale.